peggio, invece alla fine Trapani ci ha creduto fino alla fine. Sì, intanto complimenti a Scafati perché ha meritato la vittoria. Sapevamo delle difficoltà della partita perché aspettavamo una reazione non solo tecnica ma anche emotiva. Siamo partiti male, ma il primo quarto siamo rientrati in partita e non ci appartiene questo tipo di partita come DNA per quello che abbiamo dimostrato in tutto il precampionato nella prima giornata. Prendere 38 punti in un quarto e 30 nel primo è inaccettabile per una squadra come la nostra. Merito anche a Scafati che ha fatto canestri anche difficili. E poi terzo e quarto quarto c'è stata una reazione, siamo tornati meno 4, poi ci è mancata la lucidità per tentare il colpo, ma quando sei sotto praticamente 40 minuti, alla fine è giusto che perdi. È giusto che sia così. Ora parlo della mia squadra, purtroppo spero che Goins non sia fatto nulla perché è uscito il secondo quarto e dobbiamo lavorare, ritornare a avere l'identità che stavamo costruendo fino ai due quarti qui con Scafati. Perché non posso pensare, non posso accettare che noi siamo questi nella metà campo difensiva. Nonostante tutto, sapevamo che Scafati, tralasciando la prima giornata di campionato, è una squadra che viaggia ai 90 punti. Domande? Grazie. Ci sei, Marzia? Coach, dopo la sfortunata gara di Bergamo, stavolta si è rivista la Givova Scafati che voleva. Sì, diciamo che è stata una settimana, scusate, nella quale c'era tanta rabbia, amarezza anche per come è andata la partita, sia per contro noi stessi, perché sapevamo che dovevamo sicuramente fare, avere un tipo di partita differente, che poi insomma per come la partita oggettivamente è finita, che forse ha oltremodo punito diciamo così, la nostra partita insufficiente di Bergamo. Oggi la squadra ha dimostrato nel primo tempo e quando la partita si è rimessa in gioco nel tirare ancora avanti la partita e volerla vincere due volte, non credo che meritassimo oggi oggettivamente un recupero lampo da parte di Trapani. Il primo tempo è stata furia agonistica, è stato anche nervi positivi. Mi piace sottolineare come poi chiaramente alla fine, quando sono rientrati a meno 4, la squadra poteva recuperare le scorie della partita persa in quel modo. Nella realtà dei fatti si è compattata, ha fatto tre cose di fila fatte bene di qua e di là e ha rimesso la partita dove doveva stare, dove era giusto che fosse, credo che anche Parente lo abbia riconosciuto, visto quello che avevamo mostrato nel primo tempo. Credo che in linea di principio una partita come tutte le partite sono partite a sé stanti, questa lo è a maggior ragione, ripeto, a seguito di una settimana in cui ci siamo interrogati su di noi, abbiamo lavorato molto duramente e questo un po' si è visto sia in positivo che in negativo. Per il resto credo che adesso se ci siamo tolti una scimmia rispetto a una partita e poi era la prima di campionato peraltro persa in quella maniera là, però sono partite che lasciano delle scorie, lasciano veramente l'idea che te potevi veramente fare, bastava una cosa e quel tiro non c'era, bastava, e quindi quando ti metti a domandarti questo, resti chiaramente, ti rimane un po' dentro. Me la vorrei essere tolta, è chiaro che noi poi dovremmo essere molto più solidi in generale, di quello che non siamo stati oggi. Oggi la furia va bene, la furia va unita a tanti dettagli, però credo che oggi a noi stessi dovevamo chiedere prima di tutto una dimostrazione di quello che
che eravamo e che potevamo essere e che l'abbiamo data. Dovevamo vincere la partita a qualunque costo, qualsiasi cosa succedesse, e l'abbiamo fatto. E per noi, soprattutto, oltre che chiaramente per questo meraviglioso pubblico che è venuto a vederci oggi, e credo che per il club, chiaramente. E credo che questo l'abbiamo fatto e penso che da domani possiamo almeno lavorare con cattiveria, con serenità, sapendo quello che possiamo fare e sapendo quello che dobbiamo fare, che sono due cose che vanno insieme ma sono leggermente diverse. Avete domande? Di Vincenzo? Quella che...